dopo l'apertura ufficiale della visita pastorale che è stata in cattedrale il 25 gennaio, adesso il Vescovo inizia a visitare le zone e questa di Reggio Nord è la prima zona che il Vescovo visita. Abbiamo iniziato questa mattina con l'incontro con i presbiteri, adesso è il momento dell'incontro con i giovani, uno dei momenti più attesi e desiderati del Vescovo, perché già nella sua lettera pastorale e poi nella lettera di indizione della visita dichiarava che quella dei giovani è una scelta preferenziale che la nostra diocesi desidera fare, quindi questo momento è molto atteso. L'incontro di stasera che vede riuniti dopo tanto tempo tutti i giovani di questa parte del territorio della nostra città possa essere l'inizio di tanti altri per continuare a portare frutti di pace, giustizia e amore. Rappresentano la speranza del cuore del Vescovo, laddove egli stesso fin dall'inizio del suo ministero presso la nostra diocesi ha invitato i giovani ad essere la nostra spina nel fianco, ad essere coloro che non si accontentano, coloro che come Maria, così come il Papa ha ricordato nell'ultima giornata mondiale della gioventù a Lisbona, si sanno dar da fare, si mettono in piedi e prendono il cammino. Ecco, evitare il rischio dell'accomodamento per poter essere sempre attenti ad tendere verso quella speranza che è tipica come atteggiamento della loro età, della loro giovanile esuberanza. Non rinunciate al meglio della nostra giovinezza. Non osservate la vita dal balcone, un tema che ricorre il Papa Francesco, no? Perché se tu senti bisogno di essere amato e di amare e non te ne stai lì a guardare. Noi giovani abbiamo tante domande, perché il nostro mondo, adesso anche la nostra società, ci pone davanti tante situazioni a cui magari non sappiamo rispondere. Quindi noi oggi ci proponiamo, proponiamo anche al nostro Vescovo, tutte quelle che sono le nostre situazioni, le nostre preoccupazioni. Come facciamo a migliorare la nostra città? Parte un laboratorio, diciamo più che altro un hub di incubazione per progetti voluto fortemente dal nostro arcivescovo, semplicemente un posto dove poter far convergere tutti i giovani e tutti coloro che vogliono investire nel territorio per creare, intercettare bandi e creare nuove opportunità di lavoro, speriamo, e di possibilità di rimanere al sud. Sono stato contento perché ho visto tanta bella gioventù qui da noi. Certo, abbiamo detto che la stragrande maggioranza è fuori dalle nostre comunità, ma qual è il problema? È quello di spostarci fuori, no? I giovani evangelizzano i giovani e questo è il motivo di conforto. E vedo che c'è proprio nei loro occhi, percepivo questo desiderio di portare la bellezza dell'incontro con il Signore che umanizza la nostra vita. Questo è il regalo più bello che possiamo fare tra di noi e nei confronti delle persone, dei giovani che non hanno questa possibilità di conoscere Gesù come motivo, ragione della nostra esistenza. Questa sera avremo qui il Vescovo e la Commissione zonale come incontro tra i referenti delle diverse parrocchie. E sarà un momento sicuramente bello, come è stato bello ieri sera quello con i giovani, ieri mattina il nostro ritiro dei presbiteri. Lo accogliamo qui ad Archi Carmine ed è una bella occasione anche per ritrovarci in questo quartiere. Umilmente chiediamo per la nascita ancora questo spirito di Gesù, che venga a tutti i membri della Chiesa diocesana. Lavoriamo nella formazione, sull'accoglienza, sull'amare il fratello. Ovviamente anche, come dappertutto, i bambini sono diminuiti come numero. Individualità territoriali che si fanno comunità nella strada del Sinodo che inevitabilmente chiama a farsi prossimi al vicino. Ne sono un esempio le tre realtà di Archi che condividono ormai un percorso intrecciato, così come San Bruno e Vito.
Quelle più grandi e il centro cittadino forse faticano ancora in un impegno che le chiama territori che chiedono di lasciare andare i giovani dopo 18 anni, sapendo che quel seme non è perso ma fiorirà altrove, che ogni settimana calendarizzano uno sforzo di ascolto e racimolano ogni forza possibile in un percorso di prima necessità a quanti sono in difficoltà e di questi tempi non sono certo pochi. Servono più ponti che muri adesso, non per portare acqua al proprio mulino, ma per uscire fuori in missione. C'è stato un bel momento di ascolto tra le varie realtà parrocchiali e quindi della zona, perché puntiamo, come ben sapete, sulle nostre realtà zonali. E questo ascolto è un esercizio sinodale, perché ci confrontiamo e ci aiutiamo vicendevolmente nello scambio dei doni, anche delle attività, delle intuizioni, a fare passi avanti. La comunione è il dono dello Spirito e noi tendiamo a questo, e questi sono momenti, diciamo, esercizi sinodali di comunione, di condivisione. Ecco, siamo agli inizi di questa visita pastorale, quindi in qualche modo stiamo cercando di sintonizzarci su quello che è il senso del nostro cammino, a cominciare da me. Che cosa ci chiede il Signore? Il Signore ci chiede di volerci bene, come? E qui dobbiamo anche avere fantasie e inventare modi, tempi, luoghi, spazi, strategie, no? Però che nascono dal cuore. Ecco, quello che è emerso questa sera fra tutte le attività è che forse, non forse, certamente manca noi la spinta della missione a uscire fuori dalle nostre comunità belle, eccetera, ma il rischio è, senza rendercene conto probabilmente, di chiuderci un po', di lamentarci, mettendo in campo le cose belle, le attività anche feconde che abbiamo ascoltato questa sera, ma siamo chiamati a venire fuori dalle nostre realtà parrocchiali, perché la grazia che abbiamo ricevuto, cioè conoscere Gesù, quindi il suo Vangelo, sia portata a tutti, che nessuno sia privato di questa prima e grande carità.